Allora, possiamo iniziare? Allora, riviene qui Gianluca Aguiari di Ferrara, ci parlerà di MIR-501 Depletion Induced Cell Cycle Inhibition by mTOR and P53 Modulation in Renal Cell Carcinoma, linguaggio ibrido. Ok, buongiorno a tutti. Allora, come detto, vi parlerò del ruolo del MIR-501 soprattutto nel carcinoma renale cellule chiare. Ecco, i MIR, velocemente, sono delle piccole molecole a singolo filamento che vengono originate nel nucleo della cellula, subiscono un primo processamento, vengono esportate nel citoplasma dove vengono ulteriormente modificate fino alla loro forma finale di una lunghezza di circa 22-25 nucleotidi, dove si appaiano con l'mRNA target, dove se c'è appaiamento completo si ha degradazione dell'RNA, se c'è un appaiamento incompleto si ha blocco della sintesi proteica. Questo comporta comunque una downregolazione della proteina in questione o addirittura la sua soppressione. I MIR sono comunque importanti per molti processi, tra i quali proliferazione cellulare e apoptosi, che sono anche processi importanti nella carcinogenesi. Infatti questi sono coinvolti sia nelle malattie genetiche, ma anche nel cancro e anche nel cancro del rene. Noi abbiamo osservato nel nostro laboratorio che normalmente i carcinomi a cellule chiare presentano circa 4 volte di più l'espressione di questo MIR. Espressione fatta nello stesso soggetto tra tessuto normale renale e tessuto tumorale. Tuttavia, se noi guardiamo la distribuzione di questo MIR, vediamo che ci sono praticamente 3 gruppi in cui abbiamo minore del normale, circa uguale al normale e superiore al normale. Quindi ci siamo chiesti se ci sia una relazione tra l'espressione di questo MIR e eventualmente l'andamento tumorale. Abbiamo fatto un follow-up e abbiamo visto che, questi sono circa una trentina di campioni, non c'è una correlazione tra il grado e l'espressione di questo MIR. Tuttavia, se potete vedere, quando questo MIR è downregolato, cioè un'espressione bassa, non si hanno effetti, metastatici, mentre quando esso è più o meno uguale al normale o più alto, possono presentarsi degli eventi metastatici. Quindi noi abbiamo pensato che questo MIR potesse essere un putativo biomarker prognostico per il carcinoma renale cellule chiare. Qui sono indicati in questa parte i carcinomi renali cellule chiare, questi sono i papillari che anch'essi, molti di essi lo esprimono poco e anch'essi non hanno, almeno in questi casi, non sono soggetti a metastasi. Ci siamo chiesti qual è il ruolo allora di questo MIR. Allora abbiamo utilizzato una linea cellulare carcinoma renale, che si chiama KG29, e abbiamo downregolato questo MIR con gli antagomir oppure l'abbiamo iperespresso. Allora, quando noi l'andiamo downregolare mediante l'antagomir è una molecola che si appaia per complementarietà al MIR e lo fa degradare. E come potete vedere funziona perché quando noi applichiamo l'antagomir abbiamo una riduzione dell'espressione del MIR. A questo punto siamo andati a vedere alcuni parametri quali proliferazione cellulare ad apoptosi. Abbiamo visto innanzitutto che questo MIR ha come bersaglio l'inibitore di mTOR, per cui se noi lo togliamo l'inibitore non dovrebbe essere degradato e quindi mTOR dovrebbe avere una funzionalità maggiore. In effetti mTOR, quando noi usiamo l'antagomir, presenta praticamente una riduzione della sua attività e quello si può vedere anche dalla fosforilazione che è minore dove è trattato con antagomir. Quindi la riduzione del MIR causa una riduzione dell'attività di mTOR perché attiva maggiormente il suo inibitore che è TSC. Siamo andati a vedere poi l'apoptosi mediante l'ultimo enzima della cascata apoptotica, che è la caspasi-3, e qui vediamo che c'è un significativo aumento dell'attività della caspasi-3 quando noi downregoliamo il MIR-501. Inoltre, questa attivazione della caspasi dovrebbe essere associata al ruolo di P53, in quanto anche quando trattiamo con l'antagomir osserviamo un aumento dell'espressione di P53.
Ecco, non solo, ma P53 è anche più attiva perché trasla il nucleo, adesso non so se si vede bene, perché bisognerebbe abbassare forse un pochettino la luce. Ecco, nel diciamo, controllo abbiamo che la P53 sta soprattutto nel citoplasma. Quando noi trattiamo con l'antagomir, quindi abbassiamo l'attività di questo MIR, l'espressione di questo MIR, osserviamo che i nuclei cominciano a colorarsi, con sintomo che la P53 entra nel nucleo, e qui praticamente abbiamo una sovrapposizione con i nuclei colorati col DAPI. Quindi effettivamente la P53 è anche più attiva. Abbiamo fatto anche il contrario, cioè abbiamo trasfettato le cellule con un plasmidio contenente GFP che esprime sequenze per questo MIR, quindi abbiamo fatto un'iperespressione di questo MIR. E il plasmidio viene internalizzato, non solo per real-time PCR, in due linee cellulari differenti abbiamo visto che dove trasfettiamo quel plasmidio contenente la sequenza per il MIR aumenta l'espressione del MIR e questo aumento è anche dose dipendente. A questo punto siamo andati a valutare di nuovo l'mTOR e in questo caso quando noi aggiungiamo il MIR abbiamo un aumento della attivazione di mTOR. Non abbiamo effetti apoptotici, difatti la P53 in questo caso non si muove. E siamo andati a valutare poi la proliferazione cellulare ed abbiamo osservato che alle 72 ore dopo la trasfezione col MIR abbiamo un significativo aumento della proliferazione cellulare dove abbiamo trattato con il MIR rispetto al trattamento delle cellule con un plasmidio rilevante. A questo punto siamo andati a vedere se quello che osserviamo nelle cellule è presente anche nei tessuti. E qui vi mostro praticamente alcuni tessuti tumorali di carcinoma cellule chiare e di carcinoma papillare. Carcinoma cellule chiare dove abbiamo normale tumore che esprimono poco il MIR via via crescendo fino a esprimere diciamo, quantitativi maggiori. E qui non osserviamo in realtà correlazione tra diciamo, fosforilazione di mTOR e nei campioni con variazioni diciamo, di espressione del MIR. Quindi diciamo, non c'è una correlazione, almeno per questi tessuti che abbiamo fatto, per questi campioni, per quanto riguarda l'attività di mTOR. Invece la P53 correla con quanto visto nelle cellule, e cioè dove abbiamo un MIR basso abbiamo che il tumore esprime più livelli maggiori di P53, man mano che diciamo, il MIR cresce il tumore ne esprime sempre meno. Questo vale sia per il carcinoma cellule chiare che per il carcinoma papillare. Quindi in conclusione possiamo dire che il MIR 501 viene espresso in maniera abbastanza variabile nel carcinoma cellule chiare. Quando noi lo downregoliamo abbiamo un'attivazione della caspasi 3, una riduzione dell'attività di mTOR e abbiamo anche un'attivazione della P53 stessa. Quando invece noi lo incrementiamo la sua espressione abbiamo invece una maggiore attività di mTOR e abbiamo che questo dovrebbe stimolare la proliferazione cellulare. Questo correla abbastanza con quanto visto con il follow-up, in quanto quando noi abbiamo MIR basso abbiamo praticamente una prognosi favorevole, quando invece abbiamo MIR che tendenzialmente tende ad essere più alto, questo MIR 501, potrebbero avverarsi degli eventi metastatici. Quindi noi pensiamo che questo MIR potrebbe essere utilizzato forse in un futuro, magari chiaramente implementando anche il numero di casi, come marcatore prognostico per il carcinoma renale cellule chiare. Grazie e attenzione. Allora, grazie di essere stato dei tempi e per la bella comunicazione. Volevo chiedere una cosa. Ti chiedo una cosa sotto il profilo clinico, ovviamente essendo urologo. Hai parlato di sì, in qualche relazione quindi con l'andamento di queste neoplasie, sì. Hai parlato di metastasi, sì. Questi casi che avete valutato, ma partivano tutti, cioè ci sono forme avanzate, forme metastatiche, o per metastatiche intendevi l'evoluzione nel tempo, cioè lo sviluppo di metastasi? Ma noi se è così, scusami, sì, se è così il follow-up quanto è stato lungo? 5 anni. Noi abbiamo valutato campioni che sono 5 anni da questa parte e comunque abbiamo messo anche la serie delle metastasi, quindi in genere erano osso, polmone. Quindi partivano come non metastatici questi tumori? Sì, potrebbero svilupparsi. Adesso c'è il dottor Dell'Atti che può rispondere anche meglio a questa parte perché io non sono clinico, però no. In realtà non partivano.
non partivano già come metastatici, può essere che qualcuno di questi avessero già le metastasi, però in genere le hanno sviluppate successivamente, nel periodo di tempo che le ha, diciamo, di 5 anni che le abbiamo valutate. Ecco. Dopo le domande. Si era visualizzato un aumento linfonodale, ma senza metastasi a livello epatico o polmonare in qualcuno, ma in pochi casi. Un'altra domanda proprio di tipo clinico. Sì. Appunto, visto che avevate 7 pazienti con malattia metastatica, avete notato, che poi sono stati trattati comunque con terapia medica, avete notato una correlazione tra l'espressione di MIR e una risposta alla terapia con TKI? Posso rispondere io? Allora, questa è una domanda molto interessante, anche quella di prima ovviamente. Lo vorremmo fare, però in questa fase stiamo lavorando soprattutto per vedere se c'è una correlazione con la prognosi. È chiaro che dovremo lavorare, qui lo stiamo già in parte facendo, con l'oncologia per valutare, questo è una cosa che vorremmo comunque fare, perché è molto interessante, selezionare, se riusciamo a selezionare un gruppo di campioni che sono praticamente correlati col MIR, poi dopo potremo vedere effettivamente se c'è una relazione anche con il trattamento e quindi se c'è la possibilità di utilizzarlo come marcatore di, diciamo, terapico, di risposta alla terapia. Certo. Ci sono domande? Ok, allora grazie. Si passa al prossimo. Allora, dottora Battaglia ci parlerà, dottor Battaglia ci parlerà della espressione delle proteine urinarie sia nella malattia di von Hippel-Lindau che nel carcinoma renale in confronto a pazienti sani. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto la patologia di von Hippel-Lindau deve il suo nome a due collaboratori che all'inizio degli anni 90 hanno scoperto questa malattia, uno von Hippel che era un oculista e aveva dato appunto un'osservazione su un'angiomatosi retinica in contemporanea con Lindau che invece l'aveva osservata sia a livello del sistema nervoso centrale che in altre patologie. È dal 64 che viene chiamata quindi patologia di von Hippel-Lindau. Allora, come ci si approccia a questa patologia che è estremamente rara, nel senso che l'incidenza varia da 1 su 36.000 fino a 1 su 53.000? Vengono classificati in due grandi gruppi a secondo meno della presentazione di una patologia che è il feocromocitoma e in particolare l'interesse urologico rimane il tipo 1 che sviluppa tumori renali e il tipo 2B che insieme al feocromocitoma sviluppa i tumori renali. Quali sono le caratteristiche di un tumore renale in un paziente von Hippel-Lindau? Sicuramente un'età media precoce di diagnosi perché sono più o meno in circa di 40 anni. L'istologia fortunatamente è quella convenzionale a cellule chiare. Spesso la diagnosi si presenta come bilaterale oppure multifocale. Quello che volevo soprattutto dare come contributo sono gli ultimi due punti, cioè il rischio di metastasi molto precoce, circa 1 su 4 per lesioni anche al di sopra di 3 cm e un significativo rischio di morte. Ok, nel nostro centro, è un centro che nel nostro ospedale prevede un approccio multidisciplinare a questo tipo di patologia, nel senso che abbiamo creato un gruppo che prevede la collaborazione di un endocrinologo per quanto riguarda la patologia del feocromocitoma, che li segue ambulatorialmente ogni 6 mesi, un anno, e poi una riunione annua con il chirurgo generale, l'oculista, il neurochirurgo e l'urologo. E devo dire che è l'unico centro italiano che ha un approccio multidisciplinare combinato su questo tipo di patologie. Abbiamo circa 22 pazienti e rispetto appunto alla sua incidenza sono sicuramente un alto numero di pazienti e da un nostro punto di vista strettamente urologico abbiamo cercato di capire effettivamente se si poteva scoprire qualcosa circa il tumore renale. Di questi pazienti che noi abbiamo nel nostro centro, 10 hanno delle lesioni renali che sono stati confrontati poi con pazienti che erano venuti alla nostra osservazione per tumori renali di tipo sporadico, confrontati con soggetti sani. E che cosa abbiamo prelevato? Semplicemente un campione di urine.
L'abbiamo poi fatto analizzare nel nostro laboratorio, in cui abbiamo ormai avviato una procedura di approccio di tipo proteomico, quindi un'analisi delle proteine di questo tipo di urine, e come potete vedere dalle tre mappe che sono state eseguite, abbiamo confrontato le mappe di controlli, tumori renali sporadici e quelli con von Hippel-Lindau. Purtroppo a onor del vero si è rotta la macchina circa 2 settimane fa, un software che permette di poter confrontare, quindi sovrapporre questo altro tipo di mappe, però quello che è venuto fuori sono questi tipi di proteine. Come potete vedere abbiamo raggruppato i controlli con i von Hippel-Lindau, i controlli con i tumori renali sporadici, ma nell'ultima tabella soprattutto i von Hippel-Lindau che presentavano tumore renale con i tumori renali di tipo sporadico. È per ora solo un elenco di proteine, però come potete vedere nell'ultima casella, in particolare possiamo trovare delle proteine che sono upregolate, cioè sono presenti solo ed esclusivamente nei pazienti affetti da von Hippel-Lindau, che non sono presenti nei pazienti che invece presentano un tumore renale sporadico. Al fine di questa ricerca vogliamo anche fare ovviamente un risvolto clinico di questo tipo di scoperta. Sicuramente bisogna capire il ruolo e l'espressione di questo tipo di proteine che sono presenti solo nel von Hippel-Lindau, cercando di quantificarla poi con metodica ELISA. Dopodiché, è soprattutto una richiesta da parte dei nostri colleghi endocrinologi, non è facile stabilire se i pazienti affetti da von Hippel-Lindau svilupperanno in futuro un tumore renale. Questi pazienti vengono sottoposti annualmente a una TAC completa, soprattutto fatta con mezzo di contrasto dell'addome, e ogni 6 mesi devono fare un'ecografia, quindi sono sicuramente sottoposti a una sorveglianza molto stretta dal punto di vista di imaging. Il nostro ruolo sarebbe quello di poter almeno capire da un punto di vista urinario se c'è un'espressione di queste proteine che porterebbero i pazienti affetti da von Hippel-Lindau a sviluppare in futuro dei tumori renali. Grazie per l'attenzione. Grazie, è molto interessante questa cosa che hai detto. Anche a Firenze c'è un gruppo multidisciplinare che si interessa della malattia di von Hippel-Lindau, abbiamo anche il genetista. Sì. E, soprattutto è importante monitorizzare questi pazienti, secondo me anche in maniera risparmiativa rispetto alle indagini, perché sono pazienti che vorremmo seguire per tutta la vita. Esatto. Quindi anche il problema delle TAC ripetute, come urologi la problematica è la distinzione di quelle che sono le lesioni cistiche benigne da quelle neoplastiche, perché questi sono reni che sono assolutamente sovvertiti. Esatto. E non sempre è facile diagnosticare con sicurezza la presenza di una malattia maligna. Quindi la possibilità di avere un marker se urinario facilmente misurabile sarebbe veramente una cosa bellissima. Allora ti chiedevo, ma è una cosa che si può fare con dei costi assolutamente semplici? Molto molto bassi, nel senso che è proprio la nostra politica quella di poter apportare una metodica molto semplice. Sono metodiche laboratoristiche molto specifiche, per cui non sono stato qui ovviamente in questa sede a poterlo esporre. Comunque si tratta semplicemente di analizzare le urine, farle correre su un gel di poliacrinamide e poi farle leggere dalla macchina facilmente del mal di Toff. Esatto. E poi, come dicevo prima, sarebbe appunto una cosa molto utile poter avere una collaborazione di più centri, proprio perché sono patologie rare. E recentemente anche all'EAU che c'è stata a Milano si è visto un interesse non solo nel trattamento di von Hippel-Lindau, ma l'Italia comunque presenta un trattamento molto innovativo che proprio nello specifico, e poi eventualmente trattare le lesioni con radiofrequenze eccetera, proprio per evitare poi di avere subito un approccio chirurgico, essendo molto spesso appunto lesioni bilaterali, evitando poi proprio di diventare il paziente completamente anefrico. Quindi è sicuramente una patologia da tenere almeno sotto controllo, ecco. Avete esperienza anche dell'utilizzo di target terapie in questi pazienti? No, nel senso che non c'è, come avete visto nel nostro gruppo, un oncologo o comunque il genetista viene, però anche loro hanno la difficoltà stessa a poter discriminare pazienti che porterebbero appunto lesioni di tipo renale, ecco.
Ci sono domande dall'auditorio? Alessandro. Bene, grazie. Grazie. Complimenti. Allora, ora Alessandro Antonelli. È un gruppo multicentrico, quindi non sto a indicare tutte le città. Sono troppo. C'è tutta Italia. Ci parlerà della validazione di questi nomogrammi predittivi, quindi cambiamo argomento. Basati sullo score renal. Sì, buongiorno a tutti. Beh, è chiaro che di fronte a una diagnosi di questo tipo, di una piccola lesione renale che oggi è sempre più comune, che spesso avviene in pazienti di età non giovane con affetti da diverse comorbidità, il quesito se sia immediatamente indicato un trattamento chirurgico, se piuttosto si possa ricorrere a trattamenti alternativi di tipo ablativo, a una sorveglianza o una vigile attesa, è un quesito che tutti noi ci dobbiamo porre. Ecco, in questo atto decisionale, senza dubbio, la conoscenza della natura della lesione sarebbe il passo determinante. E purtroppo questa conoscenza non ci è permessa. Non mi dilungo sui limiti della biopsia percutanea che, soprattutto di fronte a una neoplasia di piccole dimensioni, presenta delle difficoltà tecniche specifiche, le conosciamo tutti. Un mezzo per poter affrontare questo problema è quello di sfruttare degli indicatori statistici. Sono stati proposti almeno due nomogrammi, due sistemi predittivi finalizzati proprio alla previsione della natura di una lesione renale, ma hanno avuto in passato uno scarsissimo successo. Mentre recentemente Alexander Kutikov del gruppo della Fox Chase ha proposto un nuovo sistema predittivo che si caratterizza per il fatto che, oltre a sesso e genere del paziente, che sono fattori noti come correlati con la natura maligna, ma anche con l'aggressività della lesione renale, oltre a questi ha introdotto nel proprio sistema uno score nefrometrico, in particolare lo score renal, che conosciamo credo almeno per nome tutti, che è un metodo per descrivere le caratteristiche topografiche di una piccola massa, di una massa renale. Il sistema è stato generato su una coorte di più di 500 pazienti, aventi delle caratteristiche molto eterogenee. In particolare vedete che ci sono lesioni grandi fino a 25 cm, con uno score medio superiore a 8, ad indicare lesioni di una certa come dire, crescita locale, e con una quota rilevante di casi che erano extracapsulari o metastatici a linfonodi o a organi distanti. In ogni modo la capacità predittiva è stata veramente importante, questo 76%, 73% supera la capacità media di una biopsia percutanea. Un gruppo cinese ha validato il lavoro sulla casistica di casi solo maligni, con caratteristiche ancora una volta simili a quelle originali, una quota rilevante di casi avanzati, e ha ottenuto per il parametro aggressività, quello malignità chiaramente non era il caso di essere testato, ha ottenuto delle performance eccellenti. Infine un gruppo statunitense su una casistica di meno di 200 casi, però di piccole masse, tutte sottoposte a nefrectomia parziale, ha fatto lo stesso lavoro e in questo caso la stima di malignità è stata meno brillante, ma c'è una stima sul fattore aggressività che rasenta il 100%. Allora, il gruppo Agile è un gruppo collaborativo di 14, tra virgolette, giovani urologi, che oltre al sottoscritto sono gli altri 13 nomi che avete visto nella presentazione del titolo del lavoro. C'è un sito internet che parla del gruppo, quindi non mi dilungo sulle caratteristiche del gruppo, ma abbiamo voluto unire, sette di noi hanno unito la propria casistica di nefrectomie parziali condotte con varia tecnica. Di questi casi abbiamo prospetticamente calcolato il RINA score e per questi casi abbiamo stimato, tramite il nomogramma di cui vi ho parlato della Fox Chase Cancer Center, la stima che veniva prodotta relativamente alla malignità possibile di queste piccole lesioni e relativamente all'aggressività. Chiaramente poi, sulla base dell'esito istologico definitivo tratto successivamente all'intervento chirurgico, abbiamo valutato come lavorasse questo sistema.
Ecco, per completezza sui materiali e metodi, ma per vostra curiosità, vi sottolineo che il calcolo non è stato fatto con righello e matita sul grafico, cosa che sarebbe stata impossibile, ma utilizzando un calcolatore automatico che è disponibile online a questo sito e che è molto interessante, anche per curiosità penso si possa consultare. Abbiamo valutato circa 300 pazienti, di cui l'80% era portatore di una neoplasia maligna, quindi tutto sommato operati in buona ragione, direi, e di questi, dei casi maligni, il meno del 20% aveva un'istologia aggressiva, quindi un grading alto o un istotipo aggressivo. Vedete che erano casi, in parte lo dice il fatto che fossero stati candidati a nefrectomia parziale, non a nefrectomia radicale, ma anche il renal score inferiore a 6, sottolinea che erano piccole masse. Che risultati abbiamo avuto? Allora, relativamente alla stima di malignità, vedete che il nomogramma ha stimato per i casi effettivamente maligni, ma per quelli effettivamente benigni all'esame definitivo, una stima assolutamente sovrapponibile. Quindi diciamo che non ha in nessun modo contribuito, non avrebbe in nessun modo contribuito a questa stima. La ROC curve un po' ribadisce lo stesso concetto. La linea della stima è molto simile a quella diagonale che descrive il lancio di una moneta. Per l'aggressività abbiamo avuto un dato più interessante, un po' in linea con quanto osservato nel terzo degli studi che vi ho presentato all'inizio. La stima dei casi effettivamente aggressivi era più alta in maniera significativa rispetto alla stima dei casi effettivamente non aggressivi. E ancora una volta la curva, diciamo che conferma questa impressione. Certo, non con una accuratezza prossima al 100% come osservata nello studio statunitense. Quindi in conclusione possiamo dire che non ci sentiamo di confermare le performance eccezionali ottenute nelle casistiche originarie, soprattutto relativamente alla stima di malignità. Però crediamo che l'integrazione di uno score nefrometrico in questi sistemi predittivi potrebbe essere un fattore, diciamo, determinante nel migliorarne la diffusione e la applicabilità. Grazie. No, io non ho alcune domande. Ma senti, no, volevo sapere una cosa. La stima di aggressività, hai parlato di grading e poi su cosa... E poi di istotipo. Istotipo che... in che senso? Avete fatto delle valutazioni anche istochimiche solamente sul convenzionale? Allora, tieni conto che il lavoro originale contempla come aggressivo solo i casi con grading 3 o 4. Quindi il farmam basta come criterio. Esatto, più sono stati aggiunti carcinomi papillari di tipo 2, che erano pochi casi, non c'erano nei gruppi, essendo pazienti sottoposti a nefrectomia parziale, carcinomi dotti collettori né casi con differenziazioni sarcomatoidi. Lo stadio non fa parte della definizione di aggressività della malattia in questo tipo di lavoro. Va detto che c'è una certa perplessità, ecco, nel capire perché un sistema dovrebbe prevedere bene l'aggressività di un nodulo e non prevedere in alcun modo la sua malignità. C'è qualche piccola evidenza, vale a dire che ci sono in effetti segnalazioni sul fatto che la collocazione topografica della neoplasia correli non tanto con la benignità, malignità, ma con l'aggressività, sì. Vale a dire che... Ma questa la clinica ce lo dice già molto. L'ipotesi biologica è che la vicinanza al seno renale possa essere in qualche maniera... Il sistema collettore. Un sistema che funzioni, senza dubbio, ci aiuterebbe molto. Ecco. Diciamo che per ora non ci sentiamo di dire che servirebbe perlomeno una ricalibrazione su piccole masse. Ci sono domande? Mi sembra abbastanza evidente che tre validazioni così diverse fanno pensare che il modello non sia stabile. Evidentemente risente molto di ciò che tu gli dai in pasto, cioè del tipo di casistica. Avete pensato, siete in grado, qualcuno ha pensato di dire quale dovrebbe essere il numero, il tipo di masse renali per cui il modello è più stabile? Perché non si tratta di dire funziona meglio o funziona peggio. Si tratta di capire se un modello è stabile per poi poterlo usare. Certo. Così come ci hai fatto vedere,
No, ma è assolutamente pertinente. Ma, la premessa, secondo me, che deriva da un puro buonsenso è che stimare sia aggressivo piuttosto che maligno un tumore che ha delle metastasi polmonari è poco. Ecco, quindi diciamo che lo studio originale già in qualche maniera traballa, anche se non è forse rispettoso dirlo, ma traballa per questo motivo. Devo dire che queste fluttuazioni fanno credere che probabilmente i buoni risultati ottenuti negli altri studi derivino proprio purtroppo dall'inclusione di casi di questo tipo, casi in cui lo score nefrometrico è così sbilanciato da rendere in qualche maniera troppo pesante l'impatto sulla capacità predittiva del sistema. Quindi il mio timore è che così come è costituito non possa ben funzionare, sia difficile quindi capire qual è il setting in cui proporlo. Di sicuro sarebbe necessario per piccole masse, quindi credo che se venisse perlomeno ricalibrato su piccole masse, quindi spostando, tenendo conto che il parametro dimensioni in quelle viene omogeneizzato, ricalibrando il peso degli altri parametri, potrebbe darsi che in qualche maniera qualcosa di meglio si riesca a fare. Bene, grazie, complimenti. Allora, andiamo avanti. Abbiamo ora il dottor Ferrari da Brescia che ci parlerà di un argomento estremamente interessante, importante, cioè della safety del trattamento di lunga durata con sunitinib nel carcinoma renale. Buongiorno a tutti. Lo studio è un nostro studio retrospettivo di clinica pura, riguarda i pazienti che noi abbiamo trattato con sunitinib nel corso degli ultimi anni. Negli ultimi anni, in 7 anni, praticamente abbiamo avuto 7 nuovi farmaci che ci consentono di poter trattare il carcinoma renale a cellule chiare soprattutto. Questi farmaci sostanzialmente hanno tutti un'azione a livello cellulare, sono tutti target, non abbiamo più chemioterapie e agiscono a livello della proliferazione, dell'angiogenesi, modificando l'apoptosi cellulare. Se noi andiamo a valutare gli studi registrativi di fase 3, possiamo osservare che abbiamo avuto un dato di incremento importante della progression free survival e anche dell'overall survival, non in tutti, ma direi sicuramente quello più importante, questo qua del sunitinib, abbiamo 11 mesi di progression free e 26 di overall survival. Questo vuol dire che i nostri pazienti vivono di più. È importante osservare l'overall survival anche perché l'intervallo di confidenza arriva fino a 33 mesi, che è sicuramente un dato molto importante. Sunitinib è un farmaco di scelta nella prima linea. Abbiamo imparato a conoscere anche delle tossicità particolari diverse rispetto a quelle che avevamo in passato con la chemioterapia. Abbiamo la diarrea, che poteva essere comune, ma soprattutto fatica, astenia, l'ipertensione, la stomatite e l'ipotiroidismo. Per quanto riguarda sostanzialmente la tossicità ematologica, non abbiamo delle cose particolari di diverso. Abbiamo definito anche con le target therapy probabilmente qual è il posto della chirurgia, ma una volta che il paziente è in trattamento e che non ha avuto una progressione, di fatto noi lo trattiamo fino a progressione e quindi per molti pazienti il tempo del trattamento è diventato un tempo molto lungo. Noi abbiamo valutato la nostra casistica, 85 pazienti dal 2006 al 2011 che hanno fatto un trattamento di prima linea soltanto con sunitinib e gli siamo andati a valutare la tossicità a lungo termine, sopra i 18 mesi. 18 mesi è un termine del tutto arbitrario perché la progression free del sunitinib era 11 mesi, lo studio registrativo, la mediana della sopravvivenza era 26 mesi, abbiamo preso arbitrariamente un dato a metà, 18 mesi. Potrebbe essere sbagliato, potrebbe essere valutato in modo diverso. Abbiamo identificato 13 pazienti che hanno fatto trattamento per più di 18 mesi, 10 maschi e 3 femmine, età mediana 63 anni, hanno una durata di trattamento mediano di 29 mesi, ma fino a 62, con un range, e una overall survival fino a 89 mesi, con una mediana di 52 mesi. Tutti i pazienti erano pazienti con una prognosi abbastanza favorevole, nessuno era a rischio.
Abbiamo due pazienti che dopo 60 mesi sono ancora in trattamento e quattro pazienti che sono ancora in trattamento dopo 36 mesi. Questo su una quota di soli 85 pazienti. La tossicità. La tossicità prima dei 18 mesi, non abbiamo considerato l'ipertensione e l'ipotiroidismo in quanto necessariamente devono essere bilanciati e resi ottimali anche prima dei 18 mesi nel suo trattamento, ma abbiamo considerato quelle che potevano essere le variazioni della tossicità della sindrome mano-piede, sostanzialmente invariate, la disgeusia, la discromia cutanea, la diarrea, l'astenia, la mucosite. I nostri pazienti non avevano alterazioni ematologiche prima dei 18 mesi e anche successivamente. La nostra valutazione cosa ha portato? Potete osservare che tutti i pazienti avevano un'astenia persistente, grado 1-2, ma persistente. L'astenia e la fatigue, nello studio registrativo, mi danno come una percentuale intorno al 75% sommandole. Quindi di per sé i nostri pazienti avevamo tutti una condizione di astenia maggiore rispetto a quella della letteratura. La tossicità gastroenterica e quella palmoplantare era sostanzialmente invariata nell'ambito di quelli che erano i numeri del percentuale degli studi registrativi, sia prima che dopo i 18 mesi. Abbiamo avuto una condizione particolare, cioè un miglioramento delle mucositi e della discromia cutanea nel tempo senza modificazioni del trattamento. Man mano che i pazienti proseguivano nel trattamento non avevano più i sintomi e quindi c'era come una condizione di adattamento alla terapia. E inoltre i pazienti non hanno mai fatto ulteriori riduzioni di dose oltre i 18 mesi, quindi in tutto il periodo che possiamo considerare di terapia cronica dopo il nostro cut-off, hanno fatto un trattamento con le dosi standard e non hanno mai avuto bisogno di fare variazioni. Quindi questo è un dato particolare, non abbiamo molti dati di letteratura in relazione a trattamenti prolungati, ma siccome questi sono pazienti che hanno raggiunto anche più di 5 anni di trattamento con un solo farmaco e sapendo che nel prossimo futuro abbiamo e avremo altri farmaci che ci consentono di trattare per lungo tempo questi pazienti, sicuramente il ruolo della terapia e della tossicità da trattamento diventerà sempre più importante. Grazie. Sì, una domanda. Di questi 13 pazienti, quanti oltre 18 mesi facevano un dosaggio pieno da 50 mg? Cioè è stata necessaria una riduzione prima dei 18 mesi per tossicità? Allora, dei pazienti hanno fatto una riduzione sostanzialmente prima dei 18 mesi, 9, 4 sono rimasti col dosaggio. Però alla fine di quei 4 che sono arrivati a 60 mesi, uno era ancora a dosaggio pieno a 50 mg e uno a 37,5. Beh, grazie. Ti volevo chiedere, innanzitutto complimenti perché queste casistiche di pazienti, cronici sono una nuova realtà. Chi si interessa di malattia metastatica renale lo sa, diventano degli abitué dei nostri ambulatori. E quindi è importante anche conoscere bene l'effetto del farmaco, ma anche molto bene gli effetti, di accompagnamento. Allora, mi stupisce la incidenza bassa di complicanze ematologiche, che per esempio nel nostro gruppo, soprattutto le trombocitopenie, riscontriamo precocemente, più precocemente forse che nei trattamenti a lungo termine. Ti chiedevo, c'è qualche correlazione con l'età dei pazienti e col genere dei pazienti? Non ti saprei dare una risposta, a parte che questi qua sono dei numeri molto limitati, per cui è un caso strano. Abbiamo avuto, come ripeto, molta astenia, cosa che non ci aspettavamo di fatto, e l'ematocita ematologica non era presente.
non lo so, magari andando a vedere i dati del, non so, l'expanded access, sarebbe molto importante vedere per esempio nell'expanded access, che sono 5.600 pazienti, quanti hanno fatto più di 18 mesi di trattamento e quali sono le caratteristiche di questi pazienti. Lì potremmo avere effettivamente un dato importante. Due di questi pazienti, quelli che sono arrivati fino a oltre 5 anni, sono pazienti che per noi erano stati inseriti nell'expanded access. Quindi probabilmente ci sono pazienti in cui obbligatoriamente tutti i centri hanno raccolto i dati e magari si potrebbero andare a valutare di questi pazienti quali sono le caratteristiche. I nostri potrebbero essere dal punto di vista ematologico, tra virgolette, un'isola felice che poi viene smentita completamente da tutti gli altri. E un'altra domanda, visto questa bella esperienza anche appunto di cronici con una overall avanzata, hai riscontrato nella tua esperienza che la presenza di effetti collaterali importanti si correla ad una maggiore risposta al farmaco? Generalmente, per quanto riguarda l'ipertensione, sì. Però nella nostra casistica abbiamo avuto anche pazienti, per esempio, che hanno avuto tossicità veramente molto gravi con una prima linea o con una seconda, e poi in una terza linea non hanno avuto alcun tipo di tossicità così importante, e una tossicità estremamente gestibile, per cui è molto difficile. Diciamo che siamo ancora all'inizio di una valutazione di questi pazienti, soprattutto per quelli riguardo a quei cronici. Abbiamo imparato a gestire la tossicità acuta, non abbiamo ancora imparato, a mio avviso, a conoscere i cronici. Ci sono domande? Vorrei sapere se avete dati di tossicità cardiologica, cioè riduzioni importanti della frazione di iniezione o tromboembolismi? No, su questi no. Anche perché quanto riguarda la tossicità cardiologica, a parte il discorso ipertensione, per quanto riguarda i parametri di riferimento abbiamo dei grossi problemi, nel senso che ogni studio ha utilizzato parametri diversi. C'è chi, come la Schmillinger, considerava come tossicità cardiologica l'innalzamento delle transaminasi, è già un dato importante, chi prendeva la troponina, chi, come lo studio americano, prendeva soltanto quelle che avevano heart failure, e allora vai dal 75% di tossicità una tossicità che è del 2%. Non l'ho riportata, possiamo andarla a vedere, perché tutti i nostri pazienti facevano comunque l'ecocardiogramma all'inizio e seriale, però non mi risultano... Io ti faccio una domanda da urologo, quindi probabilmente che non ha forse per te troppo senso, ma vista l'esperienza che si prolunga e visti i tempi che si allungano, esiste, non ti chiedo un'opinione tua personale, ma anche quella del mondo, diciamo, oncologico, una prospettiva che queste terapie possano essere cessate? Esiste, non esiste, e come cessarle, voglio dire, fare una bonifica chirurgica di quello che resta, una radioterapia, non so, ma qualcosa si dovrà pur pensare, credo. È un problema. Diciamo che finora si è sempre detto di andare avanti fino a progressione. Personalmente, però, dopo 5 anni o 6 anni quasi, che un paziente fa un trattamento che ti dice... sono già 3 anni che la malattia è ferma, quindi sto rispondendo bene. Io però mi sono stufato di prendermi queste compresse qua tutti i giorni, non ho grande sintomaticità particolare, ma l'astenia comunque mi dà un po' fastidio, le scariche di aroiche non sono tante, ma sono 1-2 al giorno, però insomma dopo 5 anni mi dà un po' fastidio, più che altro perché sono impellenti e quindi ho problemi a... Io in 2 pazienti ho sospeso perché abbiamo deciso insieme di non andare avanti, considerando che dal punto di vista teorico, se tu lo sospendi in un paziente che dopo 4 anni e mezzo o 5 anni e mezzo ha fatto il trattamento ed era in risposta, alla ripresa dovrebbe rispondere ancora, perché non l'hai sospeso per resistenza. Però che io sappia non ci sono linee guida, anche perché i pazienti in 5-6 anni di trattamento stanno arrivando adesso. L'expanded access e gli studi sono partiti nel 2006, i pazienti li hai adesso, quelli che sono arrivati a 5 anni, 6 anni. Ok, grazie, complimenti. Grazie.
Allora, Mimma Rizzo. Ci parla della fatigue nel carcinoma metastatico renale, il gruppo di Napoli. Salve, buongiorno a tutti. Un ringraziamento agli organizzatori per il gradito invito e siccome 420 secondi sono molto pochi, io andrei subito alla presentazione. A me e a voi è sicuramente ben chiaro quanto nella scelta del trattamento sia importante tenere in considerazione gli outcome di beneficio, ma anche gli outcome di danno. Se per il peso che rivestono gli outcome di beneficio c'è una concordanza relativa, almeno tra noi clinici, la discordanza tra clinici e tra clinico e paziente nel soppesare gli outcome di danno è sicuramente rilevante e non trascurabile. I danni di trattamento correlato possono essere identificati e quantificati dal clinico o dal paziente. Se lo fa il clinico, utilizziamo i common terminology criteria. Se lo fa il paziente, utilizziamo quelli che sono poi considerati i patient reported outcome. I CTC o i PRO sono comunque molto eterogenei e diversi tra di loro. E Ethan Bush l'ha sottolineato molto bene quando appunto voluto più volte rimarcare il concetto di quanto il punto di vista del paziente e il punto di vista del clinico differiscano tra di loro, sebbene a suo avviso siano complementari, e nel rappresentare lo stato di salute del paziente giorno per giorno e nello stimare l'impatto che la tossicità a lungo termine può decretare sul paziente stesso. Sicuramente questa discrepanza tra clinician reporting e patient reporting è particolarmente evidente per il parametro fatigue. Vedete infatti come sia l'unico parametro per il quale non c'è sovrapposizione tra gli intervalli di confidenza. E la fatigue che cos'è? La fatigue non è solo astenia, la fatigue è uno senso di stanchezza psicofisica che limita lo svolgimento delle normali funzioni quotidiane da parte del paziente. La fatigue è sintomo della malattia oncologica, oltre a essere effetto collaterale dei trattamenti. Pertanto non può essere trascurata nella scelta del trattamento, così come nella decisione del prosieguo del trattamento. E sicuramente, quando veniamo a Rene, abbiamo un esempio di discrepanza assoluta tra CTC e PRO, lo studio PISCES. Lo studio PISCES ha evidenziato, come potete vedere sulla vostra sinistra, che le percentuali di fatigue per il braccio sperimentale pazopanib rispetto al braccio controllo sunitinib siano sovrapponibili. E questo dato è assolutamente in discordanza con quanto poi si può vedere sulla destra. Vale a dire che la principale ragione per la quale i pazienti scelgono il trattamento sperimentale pazopanib è proprio la fatigue. Abbiamo deciso pertanto di considerare misure di outcome diverse, validate e rilevate dal clinico, CTC, fatigue rate, e dal paziente, FACT-F. Abbiamo deciso di farlo per verificare se questi strumenti validati e appunto rilevati da due punti di vista diversi possano o meno condurre alla stessa decisione terapeutica. L'abbiamo fatto con una pool d'analysis dello studio PISCES e dello studio COMPARTS e i risultati che abbiamo ottenuto sono i seguenti. Per quanto riguarda i CTC, la riduzione del rischio di fatigue del braccio sperimentale pazopanib è pari al 12%, quindi è favorevole per il braccio sperimentale. Questo, in termini assoluti, significa 67 episodi di fatigue in meno ogni 1000 pazienti trattati. Statisticamente significativo. Rilevanza clinica da discutere, a mio avviso. Riguardo invece al FACT-F, il questionario FACT-F ha un punteggio, uno score, e la differenza in termini di punteggio
a favore del braccio sperimentale è pari a 2.34 punti. Ricordiamo che la minimal important difference, ovvero la MID, che non è altro che la soglia di percezione che il paziente ha dell'effetto oggetto della nostra valutazione, per questo questionario FACT in corso di validazione è stata calcolata essere 3. Allora, a questo punto, mi sento di dire che la differenza tra i farmaci, quindi tra pazopanib e sunitinib, quando utilizziamo strumenti validati e rilevati da clinico, CTC e da paziente, FACT, non è una differenza tale da giustificare il forte dato che abbiamo avuto quando abbiamo somministrato il questionario di patient preference ai pazienti del PISCES. La differenza tra due farmaci è statisticamente significativa, ma io vi domando ancora, in termini di rilevanza clinica, c'è corrispondenza? E molto probabilmente, se è imprescindibile, nota la differenza tra quantitativa tra quello che rileva il paziente e quello che rileva il medico, l'utilizzo di strumenti validati potrebbe concorrere al condurre alla stessa decisione terapeutica, una decisione condivisa da paziente e da clinico. È un tentativo di integrare, armonizzare questi due mondi, mi sembra giusto citarlo, è l'iniziativa condotta dal National Cancer Institute, che non è altro che appunto l'iniziativa PRO-CTC. I PRO-CTC sono un sistema di patient self-reporting, in cui al paziente, come vedete bene da questa figura, vengono chieste informazioni diverse rispetto ai CTC classici. Viene chiesto, fondamentalmente vengono chieste due informazioni, viene chiesta la severità dell'evento avverso e il grado di interferenza con le attività quotidiane. E questo sicuramente è un passo in avanti molto interessante. I risultati della prima parte di questa iniziativa sono stati presentati recentemente all'ASCO. Sì, perché anche per i PRO-CTC è necessario un percorso di validazione e sicuramente quando avremo la pubblicazione avremo un sistema molto utile nella nostra pratica clinica. Grazie. Grazie, complimenti. Volevo chiedere alla platea quanti di voi fanno uso di questionari validati con i pazienti metastatici. Alza la mano. No, nelle strutture. Esatto. Fuori dagli studi. Ma fuori dagli studi. Fuori. La mia relazione naturalmente è propositiva, voleva essere uno spunto di riflessione nell'epoca in cui si discute tanto di questi strumenti e soprattutto voleva sottolineare come la validazione, poi l'avvicinare questi strumenti alla nostra pratica clinica possa essere davvero importante, possa rendere un po' più oggettiva la nostra soggettiva, almeno quanto quella del paziente, okay. Opinione. Grazie mille, complimenti. Si passa all'ultimo. Allora, l'ultima relazione, la dottoressa Fraccon, che ci parlerà della target therapy nel carcinoma renale metastatico, quello che vediamo quotidianamente nella nostra pratica clinica. Buongiorno a tutti, ringrazio per la possibilità di presentare i primi risultati di questo lavoro. Una survey nata circa un anno fa tra Rovigo e Peschiera, che pian pianino ha arruolato, siamo ad oggi ad aver arruolato 30 centri, con l'obiettivo di valutare su una popolazione assolutamente reale in centri non selezionati quanto gli obiettivi che vedete siano simili a quelli degli studi registrativi, quanto quanto nella pratica clinica siano riproducibili i risultati degli studi. Il dato inviato per questo congresso era su 902 pazienti, al momento l'analisi è fatta su 1120 pazienti, poiché è aumentata la casistica. La popolazione generale ha un'età mediana di 65 anni, con un follow-up mediano di 16 mesi, come vedete da 1 a 85, il rapporto maschi-femmine è 3-1, prevalenza di cellule chiare, la maggior parte dei pazienti ha effettuato la nefrectomia.
I principali siti di metastasi, vediamo che in circa il 70% della popolazione ci sono più di due siti, si confermano i siti noti, polmone, linfonodi, osso, fegato, come i principali. Questi sono pazienti che hanno fatto target therapy, ovviamente prima, nel periodo tra la diagnosi e l'inizio della target therapy, molti hanno fatto altri trattamenti, in prevalenza procedure chirurgiche o terapie farmacologiche, soprattutto immunoterapia. Circa il 60% di tutta la casistica ha fatto altri trattamenti prima della target therapy. Arriviamo a vedere le linee di trattamento. In prima linea il sunitinib è il farmaco che è maggiormente utilizzato, seguito dal sorafenib. In seconda linea non arrivano a fare una seconda linea il 30% dei pazienti, 15% sono ancora in corso per la prima linea. I farmaci utilizzati per chi viene trattato sono sorafenib in primis, everolimus e sunitinib ancora in seconda linea. Questa piccola fetta di pazienti che abbiamo definito in follow-up, ve ne parlerò dopo, questa fettina rappresenta pazienti che hanno fatto chemio o immunoterapia in seconda linea. Stesso discorso per la terza linea, circa il 50% non fa una terza linea, il 20% circa viene trattato con everolimus e sorafenib in pari misura, 20% sono ancora in corso le linee precedenti e questa fetta è sempre chemioimmunoterapia. La sopravvivenza globale della popolazione è di 24 mesi. La sopravvivenza suddivisa per farmaci, vediamo chiaramente la curva dei pazienti trattati con tensirolimus è molto più bassa, sono ovviamente pazienti a cattiva prognosi. La progression free di prima linea per i due farmaci maggiormente utilizzati ha una differenza di circa 3 mesi. Un dato sulla prima linea: su un totale di circa 7.000 cicli con sunitinib e 1.000 con sorafenib, vediamo che la riduzione di dose è importante. Circa il 50% dei cicli con sunitinib ha una riduzione di dose o di dosaggio o per timing differente, e il 40% dei pazienti con sorafenib. Un altro dato interessante è come il 26% dei pazienti trattati con sunitinib e il 18% con sorafenib fa due o meno di due cicli di trattamento, prevalentemente per progressione strumentale o clinica, quindi questi in prevalenza rappresentano i pazienti refrattari, che come vediamo hanno una sopravvivenza mediana molto più bassa dell'intera popolazione. Un dato che ci è sembrato interessante da sottolineare: su tutta la popolazione il 20% dei pazienti muore entro 30 giorni dall'ultima assunzione di trattamento. Quindi, dato che abbiamo per la chemioterapia, vale anche nei pazienti con tumore renale, li trattiamo fino alla fine. I pazienti definiti in follow-up, vi dicevo, abbiamo definito questo piccolo gruppo di circa il 5% di pazienti, sono pazienti che non hanno fatto trattamento per almeno un anno. E questo gruppo ha una sopravvivenza molto lunga, di circa 5 anni. Probabilmente è un sottogruppo che varrà la pena di studiare perché è a ottima prognosi. Le progression free di seconda e terza linea le vedete, 5 mesi, 4 mesi, 3, non mi soffermo sulle differenze tra farmaci. Fattori prognostici. I fattori prognostici non li abbiamo sull'intera popolazione, al momento abbiamo analizzato i dati che avevamo. Le curve, come vedete, si discostano se li distinguiamo per good intermediate e poor prognosis, secondo il Mozer score, e ad un'analisi vediamo che anche altri fattori noti in letteratura, come l'istologia, la nefrectomia precedente, il numero di siti metastatici, performance, numero di piastrine e di neutrofili mantengono il loro valore prognostico anche in questa casistica. Un altro dato interessante: abbiamo valutato il ruolo dell'ipertensione nei pazienti che sviluppano ipertensione. Sia la progression free che l'overall survival si dimostrano statisticamente superiori, sostanzialmente raddoppiano sia la progression che l'overall survival per i pazienti che sviluppano ipertensione. Stesso dato, stessa correlazione, i pazienti che hanno un ipotiroidismo hanno una progression free e una overall survival molto più lunga.
Qualche breve dato sulle sequenze di trattamento. Abbiamo visto che il 20% dei pazienti riceve 3 o più linee di trattamento. Questo gruppo ha ovviamente una sopravvivenza più lunga dell'intera popolazione, con la progression free di prima linea che è più lunga rispetto alla popolazione globale, mentre la progression free di seconda e terza linea ovviamente sono similari. Abbiamo suddiviso 4 gruppi principali di trattamento: chi utilizza l'inibitore di VEGF in seconda linea, chi in seconda linea utilizza l'inibitore di mTOR, un piccolo gruppo utilizza l'inibitore di VEGF per tutte e 3 le linee, un gruppo circa il 20% fa chemio o immunoterapia in seconda o terza linea. L'ultima diapositiva sulla sopravvivenza, vediamo che il gruppo A, cioè il VEGF in seconda linea rispetto all'mTOR in seconda linea, hanno una sopravvivenza con una differenza di sopravvivenza di 6 mesi e mezzo, con una P però non significativa, mentre il gruppo maggiormente rappresentato rispetto al gruppo che fa chemioimmunoterapia ha una differenza di 10 mesi con una P significativa. Ringrazio tutti i centri che hanno aderito a questa iniziativa e ringrazio voi per l'attenzione. Ci sono domande? Laura. Sì, volevo chiedere questo. Ho visto che la median overall survival nei pazienti trattati con bevacizumab è particolarmente elevata, 33 sì. mesi. Questo si spiega, diciamo, in relazione a caratteristiche particolari di pazienti per cui viene riservato nei centri, non so se emerge da questo dato, viene riservato questo trattamento nella pratica clinica a pazienti che hanno una malattia, diciamo, che ha fattori prognostici quindi di per se stesso positivi e quindi vanno meglio? È un piccolo gruppo in realtà che fa il bevacizumab all'interno di tutta la casistica, probabilmente sì, è una correlazione che non abbiamo ancora fatto, non siamo arrivati a questa correlazione ancora. È molto importante il dato della quota di pazienti che non fanno nulla e sopravvivono a lungo, che è un'esperienza clinica che quelli un po' vecchi si ricordano bene, questi pazienti che tu li stai a guardare e per anni stanno lì fermi. Avete intenzione di fare una valutazione particolare di questi, richiedendo ai centri altri dati o... Allora, questi sono pazienti che possono aver hanno comunque iniziato ovviamente un trattamento di target therapy tutti. Possono averlo, alcuni l'hanno sospeso dopo un mese, alcuni l'hanno sospeso in progressione, magari dopo anche una seconda linea di trattamento in quel gruppo là. È molto eterogeneo. Verosimilmente sì, anche con il patologo abbiamo in mente di fare alcune analisi particolari per alcuni sottogruppi, quindi probabilmente richiederemo ai centri altre informazioni per poter fare un'analisi del sottogruppo. Bene, allora siamo nei tempi. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ai relatori, e passiamo la parola a quelli dopo. Alla sessione successiva, altrimenti. Allora, mettiamoci d'accordo.